Fammi dire una cosa di sindacale a Lando, perché i complimenti devono arrivare anche alle sfide, Lando. Allora, mi sta bene ottenere un risultato sul conto economico, ma qual è l'impegno sullo stato patrimoniale del capitale umano della banca? Con l'arrivo dell'intelligenza artificiale io ho bisogno di convertire le competenze di questi signori in proprietà intellettuale, ho bisogno quindi di mettere a patrimonio le competenze di queste persone. Ed è un passaggio fondamentale, quindi oltre, e giustamente, a uno stipendio in conto economico che però paga il flusso di lavoro, c'è da mettere in ballo una negoziazione corretta, per l'accumulo di capitale intellettuale che fa parte della professione. Ma perché non fai, scusa Alberto, perché non fai quella proposta che ci facesti, che poi c'è stato il Covid? Esatto, era 2019. Ma falla, perché, ti prego, farla, perché quella la vorremmo far nostra. No, me lo stavo rileggendo adesso. Nel 2019, prima del Covid, venni a dirti il nuovo mestiere del sindacato è l'asset management del capitale umano. Esatto. Cioè noi, la BlackRock delle competenze. Dice, esatto. Adesso noi diamo una pagella alle banche rispetto a come vengono formati i propri dipendenti. E chi forma ha diritto a uno sconto fiscale, chi non forma paga il pegno, emette CO2 organizzativo in cui... E sarebbe un precedente micidiale questo. Beh no, però è il passaggio, adesso che hai, come dire, diciamo, scollinato sul tema di un contratto fair, e ci sta, però hai negoziato sul conto economico, sullo stipendio, e il patrimonio che fine fa? Sia in termini di protezione della proprietà intellettuale, ripeto, la minaccia digitale va affrontata a 360 gradi, non soltanto convertendo il modulo in PDF, va affrontata con le nuove modalità, ovvero la conversione delle competenze in knowledge base, e lì bisogna, come dire, negoziare una componente patrimoniale del contratto.